The New Stories. La tua informazione libera. Tra gli illustri partecipanti che ieri hanno reso omaggio a Maurizio Costanzo nel programma dedicato a, si è distinta anche Luciana Littizzetto. La brillante comica ha preso posto accanto a Maria De Filippi e ha letto le toccanti parole che ha redatto in questi giorni per Maurizio. Nella sala teatrale, le emozioni hanno pervaso tutti, inclusa Maria, che al termine della lettura ha stretto l'amica in un abbraccio. Ciao Maurizio, o Mauri come ti chiamano qui, o Costanzo come ti chiamano gli italiani. Sei mancato da un anno e da allora la televisione non è più la stessa. Qui è come il Louvre senza la Gioconda, o Atene senza il Partenone, o Sanremo senza Vessicchio. Certamente, si prosegue, ma si avverte la tua assenza. Perché tu sei stato la televisione stessa, più della parabola, del telecomando o del tubo catodico. Sei stato l'invenzione, quello che prima non c'era. In TV c'è un avanti C e un dopo C, dove ci sta per Costanzo. E sei stato il talk show, l'alto e il basso che si mescolano, le vite della gente che diventano storia. Se la Rai con il maestro Manzi ci ha insegnato a leggere, tu ci hai insegnato cosa leggere, cosa ascoltare o vedere. Tu che hai aperto le porte a tanti giovani comici dal cuore in tempesta, che su questo palco hanno trovato la loro rotta. Tu hai visto, hai osservato e hai individuato quella scintilla che ardeva dentro di noi, anche se era così tenue che nemmeno noi la vedevamo. Hai dato una possibilità anche a me, una piccola comica torinese agli esordi. Poi è arrivata quella chiamata, le andrebbe di venire. E in un attimo ero già in stazione. Poi quei minuti di attesa trascorsi davanti alla porta del tuo camerino insieme agli altri ospiti della puntata, tra politici, magistrati, scrittori, ballerine, giornalisti, vagabondi. Sembrava il bar di Guerre Stellari. Poi tu ci chiamavi ed entravamo uno per uno, come dal medico di famiglia. Mentre fumavi una delle 9 sigarette che stringevi in mano, ci ascoltavi e dopo pochi istanti ci congedavi con un ci vediamo dopo, dicevi. E noi ci chiedevamo, ma avrà capito? Ma tu capivi tutto benissimo. Ora te lo posso confessare, non hai idea dell'ansia che provavo. Quando ero lì sul palco, se con la coda dell'occhio vedevo che le cose non andavano come speravi, il mio sangue diventava ghiaccio. Ma bastava che ti avvicinassi con il tuo sgabello un po' più vicino a me, appoggiandoti alla cartellina come fosse un davanzale, per sentire che ti fidavi e così anch'io riprendevo fiato. Volevo ringraziarti anche come spettatrice, per tutte le volte che mi sono svegliata sul divano e ho trovato il tuo volto a placare il pubblico con un buoni, state buoni, mentre Sgarbi mandava qualcuno a quel paese. Grazie per avermi fatto scoprire nuovi artisti o riscoprirne di passati. Grazie per aver parlato della mafia in modo chiaro e accessibile a tutti, anche se purtroppo loro hanno capito fin troppo bene. E grazie per aver affrontato, in uno spettacolo di intrattenimento, temi come l'omofobia, gli omosessuali, i transgender, l'AIDS, abbattendo il provincialismo bigotto della nostra nazione. E voglio ringraziare Maria per avermi permesso di salire su questo palco a ricordare il tuo Maurizio. Il tempo non attenua il dolore, ma ricordare insieme è come una carezza che lo rende più sopportabile. Siete una bella coppia. PS. Maurizio, almeno da lassù, con una prospettiva diversa, hai capito cosa c'è dietro l'angolo? Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.